Da paura, voglio. Oggi andiamo a provare la cucina tipica islandese. Andiamo in questa masseria vicino a Egistadir. Andiamo a provare questo bellissimo, buonissimo buffet. Cucina tipica islandese. Vediamo insieme com'è. Come sarà? Buonissimo. Appena arrivati alla masseria Gunnarsson. Andiamo a vedere com'è. Allora, da qua si entra, allora l'esterno è molto bello, proprio una bella casa in pietra tipica, bellissima, cioè nelle campagne islandesi. Guardate qua. E si entra da qui. Allora, sediamoci qua. Allora, zuppa di pomodoro buonissima, molto bilanciata tra densità e liquidità. Sicuramente avranno messo una patata all'interno o comunque dei pomodori secchi perché si sentiva proprio il sapore del pomodoro. E non sono molto fan delle zuppe di pomodori, ma questa era buonissima, la più buona che abbia mai mangiato in vita mia. Il cod, cioè il merluzzo, abbastanza buono, poco condito, non secco, ma la cosa che ho trovato più buona nel buffet era appunto la carne, quindi le polpette di renna e la carne macinata di lamb, di agnello. Era cotto in una maniera spaziale, voglio. Ma poi soprattutto la cosa principale è che ho notato che questa cucina era priva di olio, cioè a volte capita nel mangiare le cose di trovarsi appunto il piatto pieno di olio. I nostri piatti ne erano privi, ma comunque il sapore del cibo era da paura. Abbiamo deciso di fare il bis di questa carne macinata di polpette di renna e poi della quiche, della torta salata con il formaggio dentro e con le verdure, perché non ho mai mangiato così bene in Islanda. Guardate qua questo pane con questo hummus dentro, buonissimo. Proprio è un posto dove le persone diventano felici mangiando, è assurdo, questa cosa si trova solo in Italia qualche volta. Ma queste polpette di renna, buonissime. Mamma mia. Hai immaginato di mangiarmi le polpette di renna nella vita mia? Infatti, ma sono buonissime. Allora, ci stiamo sciacquando la bocca e la panza. Perché? Perché tra poco vedrete. Quindi caffè per me con latte e per Carolina a te. Bellissimo, queste tazze in ceramica, stupendo. Questa torta al mandarino arancia si chiama torta felicità. È la migliore torta al mandarino che abbiamo mangiato nella vita. Buonissima, c'è questa glassa di zucchero sopra fatta d'arancia, dentro questo pan di Spagna all'arancia, buonissimo, morbido, non siete manco tanto lo zucchero. Allora, siamo venuti un po' in macchina per sdraiarci, veramente per riprenderci da questa mangiata. Io non sono mai stato così pieno nella vita mia. Vabbè che sto facendo un po' di alimentazione in questi mesi, quindi non sono più abituato alle abbuffate, ma davvero, voglio, credetemi, questo cibo era spettacolare, cioè era una gioia dalla pancia fino al cervello. In Islanda non ho mai mangiato così bene e mi è dispiaciuto pure non poter mangiare di più, cioè non capita spesso questa cosa, a parte poi nei matrimoni quando proprio ti fai le abbuffate pesanti. E non ho ripreso tanto, non ho parlato tanto all'interno perché era un posto un po' educato, comunque le persone parlavano tutte in silenzio tra di loro, volevo disturbare un po' il mood che era sereno e tranquillo,
appunto molto educato, però bellissimo. Le torte buonissime. La torta all'arancia farebbe venire voglia pure a un astemio di dolci. Cioè, era talmente soffice e buona. Scusate. Mi è dispiaciuto proprio non poterne mangiare di più. Pongo il caffè vicino, mamma mia. Mamma mia, adesso avevano messo alle 3 inizia in pratica il buffet dei dolci. Ovviamente ci siamo dovuti scappare perché appunto restare sarebbe stato un danno fisico per noi, dato che adesso già siamo bloccati. E quindi faremo un 15 minuti qua buttati in macchina. Grazie di averci fatto compagnia in questa avventura culinaria. Noi ci vediamo con il prossimo video. Da paura io.